di Barche Channel, benvenuti ad un altro dei nostri appuntamenti con le prove a mare. Alle mie spalle, già pronto per andare per mare insieme al nostro Antonio Carabba, il nostro esperto, una grande novità, un SUV, un'imbarcazione di 60 piedi che in realtà ricorda molto da vicino per determinate caratteristiche un gommone, ma in realtà viene definito un SUV e adesso scopriremo ovviamente quali sono le sue caratteristiche dal punto di vista tecnico ovviamente della navigazione insieme al nostro esperto e come al solito con l'ausilio del nostro GPS portatile. E allora, pronti a salire a bordo dell'Opera 60. A te la linea, Antonio. Grazie Giamba, benvenuti, siamo a bordo dell'Opera 60 dei cantieri Opera, un splendido RIB di 60 piedi appunto, dotato di due propulsori Yammer 440 e sistema di trasmissione Jolly Drive con eliche di superficie. Iniziamo la nostra visita a bordo prima di mollare gli ormeggi per la prova. L'imbarcazione si presenta subito in una delle sue caratteristiche principali, peculiari, il grandissimo spazio, la fruibilità di tutte quante le aree del battello è caratterizzata oltre che da un certo glamour, diciamo, cioè da linee sicuramente accattivanti, molto molto sportive, è caratterizzato, dicevo, appunto dagli spazi che sono notevolissimi, che lasciano appunto immaginare la sua grande duttilità, la grande possibilità di avere a bordo tanta gente. L'imbarcazione che è omologata per portare oltre 40 e passa persone, con grandi spazi prendisole, solidi appigli dappertutto, murata che arriva al bacino, insomma, che dà una grande sensazione di sicurezza e percorsi molto comodi e funzionali. Allora, chiamiamo l'equipaggio di bordo e iniziamoci a preparare per la prova. Siamo ancora in mare per le prove di Barche Channel sul cantieri Opera, sull'Opera 60, uno scafo molto particolare che nasce sull'idea di creare veramente un nuovo riferimento nel settore dei grossi battelli, che simpaticamente è stato definito dal cantiere come un SUV del mare. Veramente un progetto molto particolare che sta riscuotendo una notevole curiosità, diciamo, da parte di tutto il mercato, sia nazionale che internazionale. Siamo già in mare, lanciati in velocità, già in queste condizioni, con un mare leggermente mosso, si apprezzano le
la qualità di questa, di questo progetto che si basa su una carena a geometria variabile, il sistema a triplo step brevettato dal cantiere, che per questo scafo ha adottato appunto una propulsione entrobordo Yammar da 440 cavalli e una propulsione con eliche di superficie, che infatti determinano questa grande massa d'acqua dallo specchio di poppa, che questa scia, insomma, vi definisce. Siamo in mare, lanciati a circa 30 nodi, una navigazione molto, molto confortevole. Effettivamente, insomma, è un progetto particolare, insomma, è un grande battello, insomma, è una carena che in acqua, diciamo, consente di avere una navigazione asciutta a bordo, diciamo che i tubolari non toccano proprio l'acqua, Adesso questa è una cosa sicuramente che sarà confermata dalle inquadrature dalla nostra torre, dalla telecamera posta sulla nostra torre di ripresa. Certo, quello che si, specialmente in questi casi, anche lungo queste virate molto decise, la cosa che si apprezza di più è l'ampiezza di questi spazi, il fatto che siamo già un bel gruppo a bordo oggi, ma dagli spazi che si osservano si immagina proprio che è un battello che possa essere caricato ancora molto, molto di più. Concludiamo allora la prova di questo splendido SUV, così come è stato definito proprio dai cantieri Opera, l'Opera 60, è tutto da Antonio Carrabba. Grazie dunque ai cantieri Opera di Salerno che ci hanno ospitato a bordo del loro Opera 60, come avete visto un'imbarcazione fuori dal comune, una grande novità con una colorazione sgargiante che sicuramente non passerà inosservata, anche perché, come detto, questo modello è assolutamente una vera innovazione. Se volete saperne di più, anche online www.cantieriopera.it e naturalmente se volete mettervi in contatto con noi www.barchechannel.it. Per chi volesse proporci la prova di altre imbarcazioni o semplicemente mettersi in contatto con la nostra redazione, basta mandare un'email a info@barchechannel.it. È tutto per oggi, ci vediamo con la prossima prova a mare. Ciao!